li trulla l'odor dell'umera, la selva e li cozza tarantina, a San Nicola da Bera, zita mia te voglio pur te, qui sta in un paese simpatico e gentile, questa è la Puglia mia, te la già fa vedere. Viena, viena, t'ha già portato un paese. Viena, viena, navi macunzule. Canda, sona, straieta all'usta nicchie. Miezza sti gambe fiorute, nuvasi chiede la giada. All'incanto della Gargana, appoggia peschi e vieste, siendo sta gente serena che veniella da fece assaggiare. Da parte del nostro sindaco Lorenzo Russo, che non è potuto essere presente oggi, e da parte di tutta l'amministrazione comunale. Noi abbiamo una gioia nel vedervi sempre tutti presenti, perché anche negli altri anni precedenti la presenza è stata abbastanza consistente, come vedo anche quest'anno. Ci fa piacere che potete visitare il nostro paese, un paese medievale che fa parte degli altri paesi bandiera arancione, di cui abbiamo il marchio, e partecipiamo come ogni anno da parecchi anni a questo evento di plein air. Oggi si svolge oggi e domani, e negli altri anni si svolge in altri giorni. Quindi speriamo che la vostra presenza sia sempre così numerosa, e ci auguriamo che vi è gradito il nostro paese e la nostra accoglienza che appunto vi stiamo facendo. Inoltre vi presento il programma di questi giorni. Allora, alle 15.45 c'è la visita guidata al centro storico e ai monumenti di Santa Clara di Puglia, quindi puntuali nell'orario. Alle 20.30 la visita centro visite di Santa Clara di Puglia, tutti al castello imperiale sopra. Quindi quest'anno ad agosto c'è stata l'apertura del nostro castello, ed è un nostro, un nostro punto importante per accogliervi e farvi visitare il castello. Poi domenica, domani alle 10 la visita guidata quindi al castello imperiale, e poi alle 11.30 c'è un gruppo folcloristico che vi intrattenerà e una degustazione dei nostri prodotti tipici locali. Con la collaborazione della Proloco, oggi pomeriggio la visita guidata la farete con Vita, che è la nostra rappresentante della Proloco, Sant'Agata, e quindi vi aspetta puntuali alle 4:15. In piazza anche stasera, eventuali anche al castello. C'è un intervento da parte del presidente dell'Associazione Camperisti della Capitanata, che io non... Prego. Forse lei li conosce pure. Solleva. Noi abbiamo piacere di Stella. Noi abbiamo già fatto una manifestazione camperistica prima ancora che cominciava questo discorso del panere, che è molto più bello. L'abbiamo fatto come crepe. Sì, qualche anno fa l'abbiamo organizzato. Non era già amministrazione, ma qui sono No, un'altra. Infatti io vedo con piacere che qualcosa è cambiato, insomma, l'amministrazione. Prima erano tutti maschietti, anche un po' più bruttini, insomma, adesso sono le donne. Egregiamente. Io non posso che testimoniare che positivamente per Sant'Agata di Puglia, avendo sperimentato forse tra i primi l'accoglienza di questa città, diciamo, con un'amministrazione molto viva, molto attenta e molto propositiva. Non a caso noi abbiamo fatto promozione di questo paese, inserendo nel nostro sito, che comunque è visto da tutti, anche a livello nazionale. Io non posso che augurare che questa manifestazione vada avanti nel tempo e che ci sia una partecipazione sempre più numerosa. Sempre più numerosa. Certo, l'amministrazione comunale si dovrà attrezzare per un parcheggio.
Lo stiamo, è in cantiere, in progetto. Un'altra cosa positiva è quella che prima, quando siamo venuti noi qua 5-6 anni fa, il castello non era visitabile. E adesso è visitabile. Purtroppo, per motivi organizzativi, parlavo con il signor Bore, l'altra volta abbiamo visto un bellissimo frantoio. Stavolta non lo vedremo. Cerchiamo di cambiare. Di fare proposte alternative, anche perché il programma è molto nutrito. Io ho visto il programma molto nutrito e faccio i miei complimenti, perché insomma, essendo io uno che organizza piccole cose, per organizzare queste cose si perde tempo. E ci vuole molto molto poco. Io comunque dedicherei un applauso a chi è. Rilasciare, perché l'abbiamo rilasciato, il segno del nostro passaggio, un piccolo gagliardetto del nostro cuore. Prego. Grazie. Questo dovrebbe essere appeso, dovrebbe essere già stato attaccato da qualche parte. Lo mettiamo nell'altra. Cambiano i sindaci, cambiano l'amministrazione, cambiano pure i gagliardetti. Ma non cambiano la bandiera del giorno, non cambiano. Quindi i complimenti di tutti i campionisti presenti. Grazie a voi. Alla prossima. Okay. E adesso c'è un aperitivo. Questa è la Puglia mia, te l'ha già fa vedere.